Jacopo da Empoli dispensa con botte selvaggina, natura morta d'eccellenza, natura morta di cibo, natura morta che torna viva nei piatti, per me era il massimo. Quindi mi sono ispirato a quello e ho preso l'archetipo, la ricetta della carne di fuoco, la costata alla fiorentina sui carboni di quercia e di leccio, sulle braci ardenti. Jacopo ha un bellissimo taglio di lombo di manzo che alletta in vita insieme a tutto il resto. Pare che lui fosse un gran goloso che scegliesse proprio i soggetti dei quadri, lo chiamavano l'Empilo, Jacopo da Empoli detto l'Empilo, nel senso che poi gozzovigliava con tutto quello che rappresentava. E siccome tutti parlano in questo periodo della bistecca alla fiorentina, parlare della sua sorella minore, la costata alla fiorentina, era il massimo del godimento e della gioia. Il format Uffizi da mangiare è stato ideato e elaborato con la direzione delle Gallerie degli Uffizi dall'area strategie digitali e consiste in una serie di video che vengono postati sulla pagina Facebook @Uffizi Galleries e poi sul canale Uffizi TV e sulla sezione video dedicata sul sito www.uffizi.it. L'intreccio molto intenso attraverso i secoli tra arte e cibo e un tema molto importante nella ricerca storica e storico-artistica degli ultimi 20-25 anni, però il nostro progetto Uffizi da Mangiare, che coinvolge sempre un grande chef che prende avvio da un'opera della nostra collezione, prende ispirazione da un'opera delle nostre collezioni, è proprio qualcosa che nasce dalla situazione pandemica nella quale stiamo vivendo, in cui noi ci connettiamo con gli altri prevalentemente attraverso i mezzi tecnologici digitali. La nostra idea era questa, di mettere insieme la cucina toscana e i nostri quadri, i nostri capolavori, per creare qualcosa che poi non finisca nella sfera digitale, ma che riporta le persone a casa, lì dove possono socializzare insieme, a cucinare insieme e a parlare d'arte insieme. Arte, cultura, poesia sono le basi del rinascimento nostro, il convivio, il convivere, il vivere insieme. Virtuale ha recepito fin da subito con grande naturalezza questa iniziativa. Moltissime sono state fin dal primo post uscito il 17 gennaio le condivisioni, come i commenti che esprimono grande curiosità e entusiasmo per una iniziativa che viene percepita come creativa, originale e di stimolo a tutti i sensi e anche di stimolo al desiderio di venire fisicamente in museo a cercare le opere che fanno parte di questo percorso. Queste offerte nostre non devono essere un surrogato, non possono mai infatti sostituire l'esperienza museale, che è sempre un'esperienza sociale, e non possono mai sostituire la percezione e l'esperienza di un'opera d'arte originale, però possono approfondire certi aspetti e quindi proprio per questo motivo si integrerà con la visita in presenza del museo, così come in questi primi giorni della riapertura si sono già integrati. Il 2021 sicuramente sarà ancora un anno di transizione. Noi speriamo e contiamo che dal 2022 grandi flussi internazionali
possano riprendere. È proprio perché i musei sono stati chiusi che c'è questo bisogno di ritornare all'armonia. All'armonia delle arti, alla bellezza che nutre la vita e alla cucina che nutre la vita. Tutto insieme per tornare a un nuovo rinascimento. Buon appetito!